pratica quarantena, quarantina. Allora, intanto vediamo chi c'è, chi si sta collegando, così verifico anch'io le connessioni. Ogni tanto quando riguardo le mie dirette, vedo la mia testa che gira a destra e a sinistra e magari anche voi vi chiederete: ma cosa ha tutti quei pulsanti da guardare? Beh, intanto qua è dritto, quindi devo guardare nella camera. Poi sotto devo verificare i vostri commenti, da un altro lato altri, quindi per quello se mi vedete guardare a destra e a sinistra dovete sapere che appunto c'è tutto il pannello di controllo qui. Allora, vedo che siamo live, quindi buon pomeriggio ad una nuova puntata qua sulla pagina Viso in Forma. Come vi ho anticipato, oggi abbiamo un nuovo ospite e anche l'argomento oggi è molto molto interessante. Quindi spero che anche oggi sarete numerosi per appunto vedere di cosa parleremo oggi. Allora, vi do ancora qualche attimo per collegarvi e poi vi presento l'ospite che è già qua in attesa per raggiungermi. Ok, bene, vedo, grazie Monica per il commento, così so che mi sentite e vedete. Allora, come anticipato, oggi come ospite sarà qui con me Luana Schweitzer. Lei è una professionista nel mondo del business e aiuta le donne a realizzarsi professionalmente, ma qualcosa di più di lei ci dirà lei stessa. Quindi adesso accogliamola con tanti like. Un attimino che la collego, quindi vi presento Luana Schweitzer. Luana, ti collego. Eccoci, ciao Eccoci, Luana. grazie, grazie a tutti, Ciao grazie Luana, Petra. benvenuta sulla pagina Viso in Forma. Come sai, qua la gente siamo tutti con i visi tonici e allenati, però è bello anche comunque ho piacere di portare anche altri argomenti, cose interessanti che possono arricchirci e comunque farci crescere. Ecco perché Assolutamente. mi ha fatto piacere appunto invitarti qua sulla mia pagina. Allora, ho detto, ti ho anticipato prima che tu aiuti le donne, non so se anche gli uomini, so che principalmente donne, a realizzarsi appunto professionalmente, a raggiungere i loro obiettivi. Puoi dirci qualcosa di più di quello che fai prima di iniziare l'argomento di oggi? Assolutamente sì. Allora, innanzitutto grazie. Sono felice di essere qui con voi. Ringrazio Petra che conosco dal 2014 più o meno. Ho anch'io un viso abbastanza in forma, no, Petra? Certo, Anch'io sono una cliente chiaramente di Petra, anzi ho avuto il grande onore di averla anche come consulente, per cui privatamente mi ha fatto gli esercizi apposta per il mio viso. Sono un po' una somara perché non faccio gli esercizi tutti i giorni, però insomma sono felicissima di essere qui e di ritrovarla. Soprattutto in un momento particolare, lei prima scherzava dicendo: questa è la nostra 40ª live che sai, quarantena. esatto, ricorda un po' la quarantena. Insomma, l'argomento di oggi è assolutamente centratissimo con la quarantena, ma soprattutto con che cosa succederà dopo questa quarantena, perché ovviamente la preoccupazione di tutti è: e dopo cosa Sì, faccio? esatto, infatti questo è proprio l'argomento che volevo che trattassi, ovvero che tu hai deciso di scelto di trattare come cambierà il mercato del lavoro, perché Esatto, appunto tante persone adesso stando a casa si stanno preoccupando, stanno già cambiando determinate cose. sì, Ecco, ti lascio parola se ci puoi appunto parlare di questo. certo, con enorme piacere. Allora, innanzitutto mi presento un attimo, sono Luana Schweitzer, io sono stata manager qui in una grande azienda per più di 10 anni, poi ho avuto l'esigenza di crearmi qualcosa di mio, partendo da un'attività semplicissima, che quando lo racconto oggi sembra assurdo come si possa in realtà iniziare una nuova vita da cose veramente semplici. Però poi, ora che vado indietro, che spesso trovo altre storie di business, soprattutto delle donne, di come nascono, crescono, mi rendo perfettamente conto che tutto è molto più semplice di quello che sembra e ne parleremo poi tra poco. Io ho iniziato con la mia attività imprenditoriale
insegnando alle persone a camminare con i bastoncini. E direi tu, beh, che gran roba! Eh sì, perché nel giro di pochissimo io ho organizzato tutta quell'attività non come una cosa da fare così a tempo perso, ma l'ho organizzata come se fosse una vera e propria azienda, tant'è che ho potuto licenziarmi dal mio lavoro come manager e avevo 3 persone che lavoravano e collaboravano con me e tuttora tra l'altro collabora. Nel frattempo molte donne hanno iniziato a chiedermi: Luana, ma come hai fatto? Perché anch'io vorrei crearmi qualcosa di mio. E da lì è nato poi tutta la mia attività, la mia presenza sui social e, come giustamente hai detto tu e come dice mia figlia, e secondo me mia figlia di 7 anni lo esprime nel modo più chiaro possibile, dice la mia mamma aiuta le donne a realizzare i loro sogni per poter stare anche con i loro bambini e con la loro famiglia. Ecco, in poche parole. Allora, quello che tutti ci stiamo chiedendo e un po' quelle che sono anche le previsioni degli economisti è: cosa cambierà? Che cosa cambierà nella fase 2, ma anche nelle fasi successive, negli anni successivi? Beh, un grande cambiamento in realtà c'è già stato, ed è l'introduzione di una metodologia di lavoro completamente diversa rispetto a quella a cui in realtà eravamo abituati. Quindi voglio fare una grande panoramica di quelle che sono le tipologie di nuovi lavori che sono stati inseriti. Allora, la prima tipologia di lavoro è lo smart working. Oggi è sulla bocca di tutti, però in realtà fino a 2 mesi fa nessuno qui in Italia, in particolar modo, mai e poi mai avrebbe scommesso sullo smart working. Perché? Innanzitutto c'è una legge che lo disciplina ormai da più di una decina di anni, ma in Italia non è mai stato introdotto. Quindi non so se voi lo sapevate, però di fatto lo smart working c'è sempre stato e avreste anche potuto farlo qualora l'azienda ve l'avesse concesso. Qual è stato il grande problema? Come sempre lo scoglio più grande è la cultura, è il cambiare il modo di approcciarsi a questa tipologia di lavoro. In questi 2 mesi non c'è stato il filtro della cultura, il filtro del decido se mi va bene oppure no, c'è stata l'esigenza e si è visto che nella stragrande maggioranza dei casi funziona. Nel mio caso io ho un'azienda, non ci ho pensato un attimo, anzi il mio grande sogno è poter mettere tutti in smart working, perché ho proprio questa voglia, questa sfida, questa scommessa di poter lavorare e gestire la mia azienda da qualsiasi punto del mondo. Questa è la mia sfida e costruisco la mia attività così. Molte aziende dovranno e continueranno a dare lo smart working, quindi finalmente, per chi, io vedo che c'è prevalentemente un pubblico femminile, per tutte quelle donne che magari avevano proprio l'esigenza anche di dire: devo trovare un compromesso tra le mie esigenze, la mia vita privata, la mia famiglia e anche ovviamente la possibilità di essere indipendente economicamente o contribuire comunque al ménage familiare, possiamo tranquillamente unire queste 2 cose. Per cui questa è la prima cosa. Ormai è entrato nella cultura e gioco forza, lo faremo ancora per molto tempo. La seconda grande novità, e qui ci vorrà veramente un po' per adeguarsi a questo, è le distanze che saremo costretti a mantenere. Mi scrivono privatamente persone che hanno dei negozi, che sono estetiste, che sono parrucchiere, per cui tutte quelle persone che oggi hanno il negozio chiuso e che hanno un immenso punto di domanda su che cosa sarà la fase 2, come dovranno organizzarsi. Beh, indubbiamente non potranno riempire i negozi, questo è un dato di fatto. Le parrucchiere dovranno avere
una o due persone, due clienti per volta, e dipenderà da che cosa? Dalle dimensioni, ovviamente, immagino, del negozio, quindi immagino che da un punto di vista logico verranno prese delle decisioni in questo senso, quindi indubbiamente ci sarà un abbassamento di quello che è il numero di clienti che eravamo abituati a servire. Quello che possiamo però fare è riuscire a capire come coccolare di più, come vendere di più a questi clienti, come iniziare a entrare in un concetto di faccio in modo di fidelizzarti il più possibile. Magari cosa che prima veniva un po' più trascurata, magari sono concetti già sentiti, ma che di fatto vengono trascurati perché siamo sempre stati alla ricerca del trovare clienti. Cambierà, ok? L'approccio sarà pochi clienti e curati bene, me li porto nel tempo, nel modo più bello, migliore che io riesca a fare. Quindi questo sarà, i ristoranti avranno probabilmente la metà dei coperti perché dovranno rispettare delle distanze tra un tavolo e l'altro. Probabilmente molti di loro, ma queste saranno scelte totalmente autonome, dovranno introdurre degli elementi di sicurezza, come ad esempio dei divisori di plexiglass tra un tavolo e l'altro. Poi ognuno deve riflettere. E soprattutto, quindi, tutti quei negozianti, quelle persone che hanno bisogno di avere i clienti in loco, nel proprio negozio, nel proprio ambiente, di sicuro riusciranno ad attrarre molte più persone se riusciranno anche ad adeguarsi, ma soprattutto a offrire un senso di sicurezza, cioè far capire al proprio cliente, Carola di turno, ad esempio, sto leggendo: Carola, se vieni a mangiare nel mio ristorante per questo motivo, perché c'è questa distanza, perché c'è il plexiglass, perché ti arriva il cameriere con la mascherina, per questo e questo motivo, sei sicura al 100%. Se io riesco a rassicurarla anche in un'ottica di sicurezza, molto più facile che vinca io il mio ristorante piuttosto con rispetto ad un altro che non si ingegna a creare dei dispositivi magari non richiesti dalla legge, ma che mettono a proprio agio il cliente, oppure anche chi si ingegna a comunicarlo, e comunicarlo fa parte del marketing. Io credo che la sicurezza diventerà un elemento fondamentale della comunicazione, nella vendita, nella promozione, nel marketing. Il terzo elemento è l'online che noi vediamo anche con la diretta con Petra, ma in generale c'è stato un immenso utilizzo dell'online in questo periodo. Per me, che tratto argomenti di business, quello che posso dirti è che ho visto due nuovi cambiamenti fondamentali, importantissimi. Il primo cambiamento è una grande esigenza di crearsi anche dei prodotti online, dei videocorsi ad esempio, quindi riuscire a trasmettere le nostre competenze professionali in prodotti da vendere online, affinché la persona che li acquista possa tranquillamente e con grande sicurezza, ricordatevi la parola sicurezza che è fondamentale nella comunicazione, e vederseli da casa senza spostarsi, senza correre alcun rischio. Questa è una cosa. La seconda grandissima cosa, importantissima, e questa riguarda anche tutte le aziende, è come chiudo le trattative. Allora, ti racconto brevemente come avveniva una trattativa aziendale prima del coronavirus o prima del lockdown. La trattativa aziendale avveniva che finalmente avevi un appuntamento con il direttore o l'amministratore delegato di un'azienda, ti riceveva, facevi una riunione, facevi la presentazione, poi tornavi a casa, poi portavi l'offerta, poi tornavi a casa perché ti chiedeva degli sconti, tu devi chiedere al tuo referente, poi ritornavi, eccetera. Non funziona, non ci sarà più tutta questa trafila, non c'è più tutta questa trafila, ci si parla online, 2-3 mail o acquisti o non acquisti, fine. Quindi da un punto di vista di vendita addirittura diventa
più facile. Ovviamente io ho voluto fare una panoramica molto generalizzata, ognuno poi vada a incasellarsi specificatamente in quello che è il proprio business. Poi, se ci sarà tempo, la possibilità, Petra, io rispondo tranquillamente alle domande. Mm-hmm. Certo. E questa è l'evoluzione. Vorrei introdurre però e lasciare le nostre ospiti con una domanda. Lo scenario è indubbiamente cambiato. Lo vediamo, basta andare a fare la spesa. Tu vai a fare la spesa, ci sono dei beni che prima ritenevi fondamentali, come ad esempio il latte, che oggi non è più fondamentale. Oggi è fondamentale il guanto in lattice, la mascherina, è fondamentale tutte le cose che vanno a disinfettare. Per cui ti rendi conto come anche le esigenze delle persone in virtù del coronavirus siano cambiate. Per cui chi ha voglia oggi di dire: cavoli, vorrei entrare nel mercato, vorrei diventare imprenditrice, vorrei creare qualcosa di mio, la domanda un po' provocatoria con cui ti vorrei lasciare è: quali sono i nuovi bisogni oggi? Perché non sono più gli stessi di 2 mesi fa, sono totalmente cambiati. Per cui l'imprenditore è importantissimo che cambi velocissimamente il suo modo di pensare. Non sostieni più questo prodotto dicendo c'è la crisi, ma invece si riconverta velocemente, come ad esempio hanno fatto molte aziende di abbigliamento, molte serigrafie anche, hanno cambiato velocemente la propria produzione proprio nel giro di 2 o 3 giorni, da produco le magliette di cotone per l'intimo a creo mascherine, da faccio banner di plastica a creo delle mascherine serigrafate, carine, perché ci sarà anche la tendenza poi. Anche i ristoranti, piuttosto che essere chiusi, si sono dati da fare e portano a casa il cibo. Bravissima. Anche almeno nella mia zona più di prima, perché veramente... Assolutamente, anche i ristoranti, anche qui, sono in un piccolo paesino di montagna, però sono cambiate le cose. C'è il ristorante che ti fa avere il menù che è completamente diverso, tra l'altro qui in montagna di solito abbiamo salsicce, polenta e funghi, hanno iniziato a fare il sushi per... stuzzicare, insomma, la frutta e la verdura te la portano a casa fresca. Insomma, stanno cambiando veramente tante cose. Per cui la mia domanda provocatoria è questa: quali sono le opportunità che ci sono oggi? Non guardiamo solo quello che è chiuso, solo quello che non funziona più, ma chiediamoci di che cosa ha bisogno la gente oggi, dove sono le opportunità. Mm-hmm. Ecco. Bene. Vediamo intanto se avete, cosa ne pensate, adesso che erano tutti belli, lo ascoltavano con attenzione, adesso potete fare qualche domanda o qualche vostro commento. Vediamo, aspetta che sento l'audio sotto, ah no, adesso no. E se avete qualche commento o qualcosa da dire riguardo a questo, siamo qui appunto, l'ultima parte della diretta la dedichiamo proprio anche alle domande. E come sempre, poi a chi è interessato a approfondire l'argomento oppure chiedere qualcosa di più personalizzato a Luana, come sempre lascio al termine della diretta il link alla sua pagina, così potrete anche contattarla per appunto avere qualche suggerimento un po' più personalizzato. Allora, vediamo se c'è qualcuno che dice qualcosa. Qua sono timidi. Sono timidi? No, spero di non averli. No, sono tutti che magari, magari sono già gente che si è reinventata. Allora, vediamo cosa dice. Cosa ne pensi di fare la spesa entrando con una macchina in un supermercato? Tipo McDonald's, più che entrando con una macchina in un supermercato, potrebbe essere avere un supermercato stile McDonald's, però devi organizzarsi proprio il supermercato. Potrebbe non essere una brutta idea, cioè potresti dare proprio un bello spunto a qualcuno. D'altronde una delle fortune del McDonald's è proprio questo, cioè il fatto che tu ti piazzi, è nato così, ti piazzi con la macchina e ritiri e vai via subito, e ci pensano tutto loro, ti danno tutto loro. Brava!
Idaga. Sì. Allora, Carla cosa dice? Per le persone che lavorano da sole non c'è problema. In che senso, Carla? Cosa intendi? Allora, se Carla è una libera professionista e già lavora da sola, o seppure ha un negozio e già lavora da sola, non c'è il problema, indubbiamente. Bisogna capire, Carla, se hai un'attività aperta al pubblico, perché indubbiamente, adesso aspettiamo che esca la legge del governo, ma indubbiamente ci saranno delle restrizioni da un punto di vista di quante persone posso far entrare nel negozio. Allora, Daniela chiede, come può inventarsi una casalinga? Oh, io amo questa domanda. Amo questa domanda perché è un po', non è proprio la mia storia, però indubbiamente quando io ho iniziato a essere presente sul web, l'ho fatto perché avevo tante donne che mi facevano questa domanda qui. Cioè, Luana, io non ho un'attività, come posso iniziare da zero? E proprio, non so se posso dirlo, Petra, proprio in questi giorni ho lanciato un nuovo percorso che si chiama Businessati ed è appositamente pensato per tutte quelle persone che avrebbero voglia di reinventarsi, però non sanno come fare, non sanno quale idea scegliere. Insomma, è un percorso che aiuta a unire un po' le esperienze, le competenze, le passioni, i talenti, e lavoriamo in questo senso. Per cui dipende, la risposta, Daniela, è veramente dipende da che cosa sai fare, da che cosa ti piace, da tanti elementi. Esatto. Allora, poi Cinzia, che idea mi proponi come idea geniale per fare la differenza? Un centro estetico grande e importante. Ho un centro estetico grande e importante. Allora, la cosa importante, Cinzia, è veramente fare una grande comunicazione su perché il tuo centro è sicuro. Perché Luana, finita la quarantena, dovrebbe venire da te anziché aspettare ancora del tempo. Mi devi rassicurare, perché adesso abbiamo tutti paura, anche quando siamo al supermercato, incontriamo qualcuno. Cioè, mi è successo questa mattina, stavo camminando, eravamo nella stessa linea, una persona, una signora, ci stavamo per incontrare, la signora ha attraversato la strada, è andata all'altra parte, no? Quindi dire, mamma mia, per cui abbiamo tutte molto, molta paura, per cui più rassicuri, meglio è. Ho visto tanti saloni grandi di parrucchieri che stanno iniziando a fare le dirette di come, che prodotti per igienizzare usano e cosa fanno. Esatto, esatto. Quindi questo è anche un bel messaggio da dare, appunto, di igiene e di sterilizzazione. Assolutamente, sì. Allora, Carla, per fare massaggi viso ad altre persone va bene mascherina all'operatore? Sì, no, penso sia obbligatoria la mascherina all'operatore. È proprio obbligatoria, sai, la mascherina. Il cliente non so, se... Questo lo dirà la legge. Mi rendo conto che è un po' difficile farlo, sì, con la mascherina su. Sì, esatto. Beh, Petra, potresti dare delle affiliazioni per farlo poi a casa. Cosa, scusami? Massaggi al viso. Ah, beh, ma quello ho già mostrato, sì, sai. Ah, ok. Alcune, ad esempio, per farti capire, qualche mia allieva veramente geniale mi ha detto che quando ha la mascherina e va in giro al supermercato, visto che nessuno la vede, fa ginnastica facciale sotto la mascherina. Grande. Grandissima, davvero. E quindi non c'è più vergogna, uno dice, no, quando la faccio? Quando, adesso che hai la mascherina, nessuno ti vede. Sì. Fortissimo. Allora, ok, Cinzia la stai già facendo, bene, quindi è già un ottimo punto di partenza. Ok, non vedo, vediamo se c'è ancora qualche domanda, altrimenti sì, come ha detto Luana, adesso è il momento proprio di... non aspettare che riparta tutto, ma bisogna adesso sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione proprio per pensare ad anticipare l'apertura, perché dopo bisognerà partire in settima, non in quinta. Quindi... Sì. E una cosa importante da fare in questo momento qui, più che mai, è
capisco la difficoltà, anche oggi mi sono arrivati un sacco di messaggi, ho paura, sono in difficoltà, lo capisco, capisco perfettamente tutto. La cosa che possiamo fare noi oggi, chi di voi insomma è professionista, chi di voi ha dei clienti, è quello di coccolare i propri clienti, i clienti che già hai. Ricordatevelo, in questo momento essere vicine anche da un punto di vista umano ai clienti che abbiamo è la cosa più importante da fare. Non possiamo fare altro in questo momento, però non passiamo, ormai speriamo le ultime 2 settimane a disperarci, ma a sentire invece i nostri clienti, a capire se hanno bisogno di aiuto. Io ho visto persone che si sono reinventate sotto diverse modalità, insomma io ho visto dei video fatti ad esempio qui da Facebook, da parrucchiere, che ti dicevano insomma che avevano il numero del colore dei capelli, che te lo spedivano a casa, poi ti facevano il video tutorial per come metterlo, poi dicevano non ti preoccupare, appena riapriamo il sistema, insomma tante cosine. È importante star vicino ai clienti. Esatto, sì, ho visto anch'io. Allora, mascherine qua. Anch'io ginnastica con la mascherina, c'è Valeria. Sì, finalmente abbiamo la possibilità e il tempo di prendersi cura del proprio cliente. Sì. Questo sì. Assolutamente, importantissimo. E diamo ai nostri clienti di più di quello che si aspettano. Questa è un'altra cosa fondamentale, importante, è veramente importante. Bene, non vedo altre domande, quindi credo che hai dato tantissimi spunti, Luana, hai fatto spunti per fare appunto tante riflessioni e spero che le persone le colgano e si diano da fare per essere preparate poi e pronte a quando finalmente usciremo di casa a rivivere ancora di più. Certo. Beh, tante di noi, tantissime persone dovranno proprio avere questo coraggio di reinventarsi, il coraggio di dire cavoli, il lavoro sicuro forse non è proprio così sicuro, forse ho bisogno di trovare anche qualcosa di mio. Io credo che ci saranno sempre più partite IVA aperte, più professionisti, più piccole imprenditrici, e proprio per queste motivazioni qua c'è bisogno di dire mi creo un lavoro flessibile, ecco, mi creo un lavoro che sia anche portabile online. Offline e anche online. Sì, questo è importante. Infatti vedo tanti che non erano pronti, ad esempio le palestre. Sì. Tante adesso ci sono dovute reinventare e chi ha colto l'occasione, che era più smart, è riuscito. Altri invece continuano a lamentarsi e ho le palestre, non riesco a fare i conti. Invece chi invece era più sveglio si è reinventato ed è riuscito comunque a continuare a portare il lavoro e a stare vicino ai clienti allenandoli online. Bene, Luana, io direi che possiamo terminare qui questa diretta. Grazie mille. Poi ricordo ancora che chi vuole appunto approfondire l'argomento di tutto quello che Luana fa, lascio poi i contatti di Luana e potete andare a vedere sulla sua pagina. Allora, sono spuntati alcuni altri commenti. Sì. Allora, non credo che tutti riusciranno a farlo, purtroppo certi lavori non lo consentiranno. Di essere online, chiedo forse Luana, magari sì. Però secondo me fare lo sforzetto e pensare anche ad un livello un po' diverso, a volte ti esce un business lì dove prima vedevi un muro. Perché scoprirai il campo, bisogna avere molta immaginazione per scoprire il campo e le partite verso. Sì, io sono convintissima di questo. Vedremo allora cosa ci riservano i prossimi futuro. Intanto manca poco al 4 di maggio e poi vediamo al 3 di maggio e poi vediamo. Meglio comunque essere preparati e avere vari piani. Certo, certo. Bene. Luana, io ti ringrazio per il tuo contributo e ringrazio io voi, te, Petra, tutto il tuo pubblico, è stato veramente un piacere e voglio lasciarvi con un messaggio di speranza. Le cose non sono semplici, non lo sono per nessuno, ovviamente, però il vero segreto sta nel
nell'iniziare a vedere l'opportunità dietro le difficoltà. Questo è importantissimo, il fatto di riuscire a intravedere la luce lì, come dicevo prima, dove magari c'è un muro, perché dietro quel muro magari ci sta qualcosa di grande per voi che non l'avreste mai visto o vissuto se aveste continuato a fare la vita di prima. Esatto, grazie per questo tuo messaggio. Vedo che c'è qualcuno che ci fa i complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie Ivan. Va bene. Luana, ancora grazie, un abbraccio e a presto. Magari ci incontreremo, che è già da tanti anni che non ci vediamo. Mi ha fatto tantissimo piacere adesso. Dai, dal vivo anche, appena possibile. Grazie mille. Ciao Luana. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie. Ok, spero che questa diretta vi sia stata utile e soprattutto per aiutarvi a iniziare a riflettere un pochino come affrontare adesso i prossimi mesi che verranno. Domani, cosa faremo domani? Domani ci sarò io, faremo una piccola revisione di tutto quello che abbiamo fatto in questi 40 giorni e quindi ti aspetto domani alle 5:30 sempre sulla pagina Visoinforma con la puntata 41. Ti mando un abbraccio, ti auguro una buona serata e ci vediamo domani alle 5:30. Ciao!